che hanno un valore aggiunto? Sì, perché la verità è questa, che comunque posso dire tranquillamente, con donne hetero un po' difficile andare in confidenza, non che io ho problemi, problemi arrivano da altra parte, perché c'è qualche, non so, voglia di sfidare, non so. Comunque così, mi trovo molto bene con, c'ho tanti amici gay, e pure amiche lesbiche, e va bene così, sono amici sia pure, yeah. sono amici sia pure, non parliamo subito che deve essere qualche altro discorso, e va bene così. Amicizie lesbiche, non so se sa proprio pure, sì. Però vabbè. Comunque se io non voglio fare qualche diverso rapporto, comunque cose stanno come stanno, no? Non sono obbligata, che se sono ammirata, perché devo dire, se sono ammirata da parte di una donna, non significa subito che deve subito succedere qualcosa. No. Anzi, tra l'altro, anche Valentin De Mita ha fatto i complimenti. Sì. Anzi, ha detto che addirittura vorrebbe fare un lesbo con te. Vediamo, interessante. Ma senti, com'è andata a finire la tua candidatura a Taranto, mi sembra? È andata come doveva andare. Ma era uno scherzo, una provocazione, o eri veramente intenzionata, o sei intenzionata a candidarti alle comunali di Taranto? Certo, io voglio molto bene questa città, fra pochi giorni mi trovo ancora di là, faccio pure Pasqua, certo che volevo, però sono certi discorsi che non sono uscita in questo momento a fare, dobbiamo pure dire qua di lista, anche di lista che non è così facile come può sembrare. Sono uscita a fare su questa città molta attenzione, e non solamente parliamo in Italia, parliamo proprio di stampa internazionale, dove hanno parlato di questa città. Hai dato modo di parlare di Taranto, però da parte tua è stata più che altro un'operazione anche per pubblicizzarti te. No, allora, andato come andato, io non mica mi aspettavo che esco in giornali tipo The Sun oppure Independent, sono alti livelli, non potevo aspettare questa cosa. Comunque devo dire che da parte tua ci hai avuto una bella idea intelligente, perché comunque vada ci hai avuto un bel battage pubblicitario, quindi hai vinto Amanda. Sì, come ha detto prima, ha tirato molta attenzione su questa città, su Taranto, che comunque per forza adesso si devono cambiare le cose, spero bene. Sono candidate pure persone che non nemmeno mi aspettavo che se potevano candidare. Allora va bene così, vediamo cosa succede, andiamo avanti. Devo dire che la ragazza è perspicace e intelligente. Salutiamo tutti i pippaiuoli della capitale. Vi ringrazio sempre con molto piacere, baci baci da vostra Amanda Fox. E io vi ricordo...